Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft. Signore e signori, non ho fatto la lava, però dobbiamo continuare con le nostre quest. Allora, spacchiamo questo, ho fatto fail proprio nell'episodio precedente. Chi è che non ha visto il fail? Chiamavo le quest, esplode il creeper. Comunque guardatelo che vi serve per poter imparare quanto sia difficile questo pacchetto. Abbiamo della stone. Però il problema adesso dobbiamo fare delle quest. Dobbiamo fare altre quest, ragazzi. Quindi io direi facciamo una pala. Ok. La facciamo di Invar. Magari no, di ferro. Non sprechiamo le leghe per niente. Allora, dobbiamo farci del sand, perché dobbiamo setacciarla. Allora, perché la sand... No, aspetta, torre indietro, dietro front. Dopo facciamo la sand. Comunque la pala ci servirà. Allora, dobbiamo fare... Scusate, ma c'è anche la gola secca. Allora, ok, sono appena svegliato, ho fatto un riposino. E poi non ci stanno stonie. Devo recare, perché non l'ho fatto prima, semplicemente. Comunque dobbiamo fare delle cose. Dammi cobblestone. Cobblestone, gravel. La sand poi ce l'abbiamo. Pirla. E la cobblestone? Niente, andiamo a scavare. Allora, di qua mi ha rotto piccone, non mi interessa. E andiamo a casa. Devo fare il hammer. Ok, ferro. Questo si dovrebbe cuocersi più velocemente. Comunque, uno e due. È più fuel efficiency, sapete? Sapete cosa vuol dire? Che usa meno fuel ma ti dà più roba. Nel senso, ti dà sempre un lingotto, ma il fuel ti dura di più. Il carbone. Poi forse lo facciamo andare anche a lava, sapete? Basta generarla. Ok, poi la wanda. La wand. Eccola. Ok, andiamo a piazzicare il tutto quanto. Ok, allora spacchiamo tutte cose che dobbiamo fare. Dobbiamo fare oltre al ferro. Usiamo questo qui, magari ci darà anche le cose di ferro. Ferro per fare tutte cose. Comunque volano lì le cose, non ha importanza. 19 11 3 0 Ok, non mi interessa. Comunque è notte. Allora, quanto ferro ci abbiamo? 64. Comunque 64. Dobbiamo andare a pulverizzare. No, vanno convertiti. Vanno convertiti. Andiamo a dormire, perché sennò mi spawna il creeper.
o pecore maledette e andiamo a smettere di gratifignare un po' di roba. Che già un po' di cose le abbiamo spese, eh? Allora, qual è l'obiettivo? Dobbiamo andare a cuocere. Scusate, ho il vomito. Sono un po' intasato sti giorni, sapete? Perché non sto per niente bene. Non sto per niente bene, ragazzi. Sono intasato di stomaco. Però cerco di condurre una vita normale. Sì, è giusto. Vai, tac. Tu che ti converti. Ah, ma perché ti manca il servo? Poi te lo faccio, caro amico. Comunque, recuperare tutte ste cose. Diamante. Sai qual è il mio obiettivo, ragazzi? Fare questo sieve tutto di diamante. Perché ci serviranno per fare quello che voglio fare, quello, il mio obiettivo. Poi ci serviranno enderpearl. E non so come farle, ragazzi. Non so come farle. Sarà molto complicated. Sarà molto complicated. Perché? Adesso vi spiegherò anche il motivo. Perché le Ender Pearl si droppano, come saprete, dagli Enderman. Oppure in questo pacchetto le trovi nell'End. Però il problema è fare l'End Cake, che servono comunque le Ender Pearl. Io volevo mettere in piedi una Maxi Mob Farm off camera, che mi aiutasse a cercare le enderpearl. Faremo una mob farm apposita con il mob masher e tutto qua. Perché va qua? Strunze. Ecco, ma c'è un problema. Dove cazzo metto le gemme? Le metto qua. Perché ve lo spiego. Semplicemente per fare quello che voglio fare io serve un botto, ma dico un botto dei materiali. Comunque cobalt. Perché dobbiamo alimentare comunque il mob masher. No, penso che il mob masher funzioni. Vabbè, niente. Un attimo solo che metto il cortidro. Perché? Mi serve curarmi le ferite. Un attimo solo, vivo subito. Sembra che come tocchi le zanzare, cioè come tocchi per terra, ci sia il nido di zanzare, perché mi compaiono bolli dal nulla. E io so cosa sono. Sono quelle bastarde che cercano di pungermi. Comunque, quante ne abbiamo di mesh? Ne abbiamo 3. Vediamo di fare 6, 12, 18, forse neanche un'altra facciamo. Sì, ne facciamo anche un'altra, guarda. Intanto ho fatto smeltare. Allora. Tac e tac. 5, no, non ce la facciamo. 24, 4.
Ok, 1, 2, 3 e 4. Ok. E intanto dobbiamo mangiare. Ok. No, le amurene. Ok, intanto ci veniamo la vita. Allora, di qua ne abbiamo altre 8. Dovrebbe essere un'altra mesh. Sì, ragazzi, i video saranno tutti così perché dobbiamo massimizzarci, dobbiamo farla. Poi dal prossimo episodio cominceremo con la corrente e poi dovremmo usufruire dovremmo fare il mob spawner, che però adesso non mi sento di farlo, nel senso è troppo complicato. Perché dobbiamo farci tutti i materiali, prepararci tutto quanto. Non vi voglio tagliare, capito? Perché ma se no hai tittato così, no? Invece no, dobbiamo continuare così. Perché semplicemente stiamo facendo dei progressi, ci stiamo lavorando al farm, alla fare di questo e poi bisogna vedere come fare le ender pearl. A parte col ferro sto qua, che sono anche ender arma crucible 4 quindarium mi dai 3, ah beh, me lo scomponi. Enderstone, Enderblock. No, non si possono fare. Non si posso fare. Non si può fare. Però con le ghast tier, però ancora non possiamo andare nel Nether. Lì Ender lì. Da Sieve con la crushed Endstone. Yes. Comunque dobbiamo metterci al lavoro per fare i primi Enderman, oppure andare in giro e spaccare. Bisogna cercare gli Enderlini. Allora, di qua mettiamo le due, prendiamo altre due. Sì, adesso completiamo le Flint Mesh, le Iron Mesh, perché così vado a prendere altra cobblestone, e con l'altra cobblestone andremo a prendere, sapete cosa, ve lo dico, iron. Di qui lo mettiamo a cuocere, tu fatti perché ci servi semplicemente. Allora 7 e poi andremo avanti con la tecnologia. Avanzeremo anche di tecnologia tra poco, perché devo fare la fornace, devo studiare il metodo della fornace. Mi sono perso perché ho detto porta di lì che poi usciamo dall'altra parte. A questo punto spostiamola. Così è meglio. La porta così. Ok. Allora, ragioniamo ragazzi, perché bisogna ragionare. Flint what? Ah, iron. Bisogna cuocere il ferro. Allora facciamo adesso le queste. Torniamo a noi. Oh, back. Allora, per fare cobble generator ci serve il secchio. Ok. E secchio lo facciamo semplicemente cuocendo il ferro. Aspetta però. Iron bucket. Bucket. Ah, bastardo. Sapete cosa bisogna fare, vero? Il hammer della immersive, o semplicemente dobbiamo lavorare al compactor.
Sapete perché? Il compactor non è altro un sistema per compressare gli oggetti. E poi con l'augment lo puoi mettere facendo farli le gear work. Allora, le gear. Quindi facciamo copper. Qui non c'è copper. Copper. Ok, sì, basta ferro. Dammi il copper. Allora, poi ci serve la dust, ragazzi. La dust che dovevamo smashare perché dobbiamo prendere tutte cose. Che adesso è molto più veloce. Allora, redstone. Ammene due. Bastano due. Ok, ce l'abbiamo. Ok. Andiamo indietro. Andiamo in re. Allora, facciamo uscire tutti i broken. Qui mettiamo la crafting table. Via la cascata. The cobblestone. Questo è il flint. Fa niente, se non a compressare però. Ah no, ci serve oro, oro. Stoppiamo il ferro. Ok, mettiamo a fare il copper. Così facciamo deception coil. Deception coil. Allora, gold. Mettiamo a fare il gold. Ne serve giusto due, perché ci serviranno poi per mettere. Ma cazzo è il tubetto, mo? Vai lì. Ok, dammelo. Ok. Facciamo le ghiere di copper. Mettiamo a smeltare il gold. No, che lo strunz. Abbiamo sprecato l'unica chance. Vabbè. L'ultimo, dammi l'ultimo. Ok. Dammi copper. Ora ci serve il tin, che non ce l'abbiamo. Tin tin tin. Ok. Tin 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 tin. Ok. Tin cavalin. E facciamo l'ultima la cosa che ci serve. Allora, per esempio, 4 tin. Facciamo. Ok, dammi l'ultima ghia. No, le ultime ghia non servono perché andiamo a smeltare il tin. Allora, per fare il bronzo ci serve 3 di copper, ok, e 1 di tin. Ok, così facciamo il bronzo. Allora, mettiamo a cuocere il bronzo che ci serve per questi due lingotti. Ora ci serve cobblestone. Non ce l'ho. Porca paletta. Porca paletta. Cobblestone. Allora, tanto legno ne abbiamo in abbondanza. Ma poi dovremmo spostarci anche i drawer. Cobblestone. Legno. Fai. Vieni questo. Piccone di ferro. Ok. Fai 4 di cobblestone. Fa niente, facciamo così tanto. Allora, piccone. E manca uno di legno. Tac. Allora, facciamo cobblestone. Ok, abbiamo questo. Poi con 2 di oro facciamo il reception coil. Ok, ce l'abbiamo. E manca 2 di tin. Giusto 2. Guardate, tanto dovremmo farcela senza problemi. Ok, 3 e 1, 4. Ok, facciamo il machine frame. Ok, con la sand. Però non so se ho detto l'asse. No, mi sa di no. Allora, prendiamo la sand. Ce ne servono esattamente 2, 3, 4.
perfetto, che dobbiamo mettere a cuocere. A cuocere. Ok, quindi mettiamo a fare. Sapete che non ho spazio. Dovrei mettere a cuocere un po' di roba. Facciamo così, mettiamo via un po' di roba. 2, 3 e 4. E l'ultimo 4. Ok, prendiamo 4 di ferri. Ok, e andiamo a fare il machine frame. Cosa manca? I due bronzi. Dammi i due bronzi e facciamo questo. Ok, questo qui lo piazziamo su di così e magari togliamo l'input. Input di qua, se no potrebbe entrare qualcosa. Allora prendiamo 3 di ferro che lo mettiamo all'interno di questo e facciamo il bucket. Ok, le prime plate. Allora, come vedete è abbastanza semplice, bisogna soltanto metterci un po' la testa. Perché? E questo? E mo? Oh! Oh! Se ne magnate! Oh! Dove sono le mie due plate? Ah, ma probabilmente c'è la chance che si distruggono. Vuoi vedere? Dai, sono mangiati 3 di ferro però. Vabbè, 2 ferri, vabbè. Comunque facciamo il secchio e ci vedremo nel prossimo episodio, ragazzi. Così andiamo a prendere, così andiamo a prendere un po' d'acqua e poi ci salutiamo per il prossimo episodio. Ragazzi, io vi dico di iniziare a mettere un bel like, un bel commento e di iscrivervi al canale, perché ci serve per poter importare nuovi video, nuovi live. E poi faremo, devo registrare anche gli episodi di domani. Nel frattempo vi carico questi. Escono come sempre domani a mezzogiorno. Ho impiantato l'orario preciso. Sai qual è la mia tattica adesso? Bisogna caricarlo. Ora che lo carichiamo. Ah, ma vanno qua. Ah, fanno cuculus. Ok, quindi dammi questo. Allora ne facciamo anche un altro. Ok, intesi. Perché andiamo a farci. Tac. Ok. Quindi mettiamo questo qui e andiamo a prendere l'ultimo secchiellozzo, che poi magari andrò in caverna, faremo un po' di cose, perché voglio, magari smelterò tutti i materiali, li metterò in una cesta magari di gold o di diamante, perché ci serviranno, ragazzi. Poi dovremmo fare l'autosifter, però ci serviranno le ender pearl. Ok, ragazzi, così noi andiamo qui. Se ci serve la servirà il barrel di stone probabilmente. Allora facciamo così, io vi saluto per il prossimo episodio, vedo di risolvere qui la situazione, espanderò casa, perché dobbiamo espanderci, e poi ci vedremo nel prossimo episodio. Ragazzi, da casa è tutto, un bacio e un abbraccio, magari non in questo episodio, nel prossimo, però farò l'episodio a parte, userò un episodio per quello, chi lo saprà. Magari ci sarà una bella sorpresina. Poi dite che non vi faccio le sorprese. Questo cos'è? Non dirmi c'è una cesta qua. Sembrerebbe di no.
Sembrerebbe di no. Infatti, guardate, questo sapete cos'è? È il floating crystal. Ragazzi, vabbè, torniamo a casa che è notte. Il marbo poi da utilizzeremo come estetica. Ragazzi, vi saluto, da casa mia tutto, un bacio, un abbraccio e ciao a tutti.